Castelvetrano, marito violento picchia la moglie davanti ai figli, denunciato dai carabinieri. San Vito Capo viola per più volte la misura degli arresti domiciliari, si aprono le porte del carcere per un 44enne. Politiche sociali dalla regione a quasi 16 milioni di euro in un mese per assistere disabili gravissimi. Mazzara collaudati e pronti a entrare in servizio tre nuovi scuolabus acquistati dal comune. Calcio a 5 il presente maggio chiama a raccolta i tifosi del futsal a Mazzara per la sfida contro Soverato. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri a Castelvetrano per maltrattamenti in famiglia. San Vito Capo invece è stato arrestato un 44enne per violazione degli arresti domiciliari. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato un cittadino straniero con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, che ha precedenti di polizia, da mesi si sarebbe reso responsabile di alcuni episodi di maltrattamenti contro la moglie. In una circostanza il denunciato avrebbe percorso la donna davanti ai due figli minori a seguito di una lite avvenuta per futili motivi. La moglie, stanca di subire maltrattamenti, si è quindi rivolta ai militari denunciando il marito. Per l'uomo è scattata così la denuncia a piede libero per maltrattamenti, mentre la donna ha lasciato la casa dove abitava con il marito insieme ai due figli minori. I carabinieri di San Vito Capo invece hanno arrestato un 44enne che si trovava già agli arresti domiciliari. L'uomo ha violato più volte la misura cautelare, non essendo stato trovato a casa dai carabinieri durante i controlli. Il 44enne è stato accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Iniziative in tema di sostegno agli enti locali sugli adempimenti connessi al PNRR. Una riunione si è tenuta ieri in prefettura Trapani alla presenza tra altri del prefetto Filippina Cocuz, il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, colonnello Squillacioti, e in videocollegamento dei sindaci dei comuni facenti parte del libero consorzio comunale di Trapani. La riunione ha avuto come oggetto l'approfondimento del protocollo di intesa tra la finanza e i comuni, proposte ai sindaci, al fine di sostenere e supportare gli enti locali nell'attuazione dei progetti del PNRR. L'obiettivo del protocollo è quello di realizzare un'efficace attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti finanziati con risorse del PNRR. L'accordo verrà sottoscritto in prefettura da tutti i sindaci e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza la prossima settimana. Sono stati targati e collaudati tre nuovi scuolabus acquistati dall'amministrazione comunale di Mazzara con un investimento complessivo di 250.000 euro. Questa mattina nel piazzale Quinci tre nuovi scuolabus a metano da 28 posti ciascuno sono stati testati alla presenza tra gli altri del sindaco Quinci, oltre che del personale che si occupa della programmazione del servizio scuolabus. La dotazione di questi tre nuovi autobus che si aggiungeranno e due comunali attualmente in funzione, ha dichiarato il sindaco Quinci, consentiranno di rinnovare il parco macchine e anche un risparmio economico a medio e lungo termine, in quanto per garantire il servizio scuolabus siamo stati costretti finora ad integrare il servizio con convenzioni. Dal prossimo mese di settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, il servizio scuolabus passerà dagli attuali 4, due comunali e due in convenzione, a 5 tutti comunali. Ed è pronto per entrare in funzione già con il nuovo anno scolastico l'asilo nido Pulcino d'Oro di via Trieste a Partan, sottoposto a lavori di potenziamento, ristrutturazione e adeguamento, che permetterà inoltre l'implementazione di ulteriori 30 posti. Il finanziamento è stato concesso dall'assessorato regionale alla famiglia e per gli stessi locali sono stati acquistati arredi, attrezzature e macchinari necessari al funzionamento della struttura per un importo complessivo di 593.000 euro, di cui 543 a carico della Regione, un'ulteriore cifra con cofinanziamento pari a poco più di 49.000 euro a carico del bilancio comunale. Termina qui TG Vallo, prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. Apriamo con una nota di politica sulla nomina responsabile regionale del gruppo tematico sul turismo. Nel Partito Azione di Carlo Calenda si registra la dichiarazione di Germana Bagnato, che a Mazara è anche coordinatrice comunale del partito. Ricevo con soddisfazione questo nuovo incarico che intendo onorare con impegno e determinazione per il bene della nostra splendida isola, ha dichiarato l'ex assessore al turismo di Mazara. Ci sono annose criticità che dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia e fronteggiare con decisione. Mi riferisco al caro voli, agli scarsi collegamenti aerei con il resto del mondo, alla rete viaria dissestato, inesistente ed ancora i treni vecchi e lenti. Serve anche un piano enogastronomico unico, servono raggruppamenti di prodotto per uniformare l'offerta e tante altre azioni concrete per migliorare la ricettività siciliana. Seguito ancora Germana a Bagnato. Quasi 16 milioni di euro per pagare il beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di aprile 2023. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato la somma a valere sul fondo regionale per la disabilità. Il contributo pari a 15 774 mila euro sarà ripartito alle 9 ASP dell'isola in base alle richieste pervenute al Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e tiene conto dei soggetti disabili gravissimi presenti sul territorio, un totale di 13.030 persone censite allo scorso 30 aprile. Si svolgerà domani, venerdì 12 maggio, a Palermo la consegna del premio giornalistico FESR L'Europa si racconta, organizzato dal Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione e dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. La cerimonia che si terrà alle 10.30 alla Sala Alessi a Palazzo d'Orlea sarà aperta dal Presidente della Regione Schifani. Interverranno anche il Presidente e il Vicepresidente dell'Ordine regionale dei giornalisti. 7 i vincitori del premio rivolto agli autori di articoli, reportage e servizi sull'utilizzo dei fondi europei nell'isola, andati in onda pubblicati tra il 1 luglio e il 15 novembre 2022. 5 le categorie esaminate: TV, web, carta stampata, radio o agenzie di stampa. La produzione Campisi Group ha reso noto che per la 15ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro il riconoscimento per la sezione arte è stato insignito all'artista milanese Luna Berlusconi. Il tutto si svolgerà domenica 28 maggio alle 19.30 in una serata di gala presso l'Hotel Visir di Mazara. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo, terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. Ci occupiamo di sport, calcio a 5. Si avvicina la sfida tra il Futsal Mazara e il Soverato, valida per la semifinale di andata dei playoff nazionali. Questa mattina abbiamo ascoltato il presidente dei gialloblu, Filippo Maggio. Presidente Maggio, una stagione indimenticabile fino a questo momento, un grande risultato quello della vittoria della finale regionale dei play-off, il sogno è quello della promozione, c'è da superare una fase nazionale il cui impegno primario è quello di battere, se possibile, nella doppia sfida andata e ritorno il Soverato. Come sta la squadra? Sì, intanto una cavalcata straordinaria quella dei miei ragazzi, la squadra sta bene, in forma,
Queste lunghe pause ovviamente sono un po' stressanti perché uno durante la settimana si prepara sperando che sabato poi ci siano le gare. Purtroppo abbiamo fatto una sola gara in 30 giorni e quindi da questo punto di vista trovare le motivazioni è un po' più complicato, ma abbiamo il buon mister Bruno che sta facendo un ottimo lavoro. A seguito della vittoria della finale regionale ci troviamo adesso a affrontare la fase nazionale, che adesso si chiama Soverato Futsal, il nostro prossimo avversario. E già il giorno 20 saremo a Mazzaleballo per la gara di andata e poi il ritorno sarà il giorno 27. Quindi c'è una grande concentrazione e speriamo veramente di dare una gioia a questa città e portare la Serie B a Mazara dopo tanti anni. Durante questa stagione è cresciuto l'entusiasmo attorno alle gesta sportive di questa società, con una sempre maggiore partecipazione di pubblico non solo al Palazzetto dello Sport a Mazara ma anche nelle trasferte. Immagino che anche giorno 20 in casa con il Soverato sia questo un fattore determinante per voi. Sì, abbiamo avuto un seguito che è veramente importante, la città sta rispondendo bene e soprattutto si sono avvicinate le famiglie, vedo bambini, vedo mamme, vedo intere famiglie che vengono a seguirci nelle gare interne e ora ultimamente anche nelle trasferte, negli ultimi 3 mesi la gente è venuta a seguito con noi, c'è stata una bella cornice di pubblico in quelle di Palermo a Palla Don Bosco e abbiamo avuto un buon seguito veramente di tifosi, continuamente mi chiedono se ci sono mezzi, come venire, ognuno prende le macchine e viene, questa è una cosa che inizio campionato sì, avevamo preventivato, però poi quando la vivi sono delle belle emozioni, quindi il giorno 20 sicuramente avremo un pienone. E la gente mi sta chiedendo, la gara sarà inizio ore 16, l'ingresso sarà gratuito come sempre, quindi invito tutti a starci vicino e a coccolarci questo sogno. Si sono svolte ieri presso il CONI, campo sportivo di atletica di Trapani, le qualificazioni provinciali di atletica leggera su pista, campionati studenteschi 2022-2023. L'evento ha visto anche quest'anno la partecipazione degli alunni del liceo Adria Ballatore di Mazara. 17 alunni hanno preso parte alle gare, 11 di essi si sono aggiudicati il podio nelle seguenti discipline: 100 metri, salto a lungo, getto del peso. I 6 alunni che si sono aggiudicati i primi posti parteciperanno alle gare regionali. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.